Un'ordinanza della Protezione Civile ad hoc per l'Abruzzo mirata alla quantificazione dei danni provocati dal maltempo di gennaio, un piano di investimento per rigenerare la viabilità dopo frane e smottamenti e l'allargamento del cratere sismico ai centri danneggiati dall'ultimo terremoto. Sono i punti affrontati durante l'ultimo incontro istituzionale a Palazzo Chigi dal presidente Luciano D'Alfonso con il presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni. D'Alfonso, dopo aver illustrato la situazione del territorio abruzzese, ha messo sul tavolo del governo anche il problema dei danni indiretti, problema che ha trovato piena disponibilità da parte dell'esecutivo al fine di rilanciare l'economia regionale. Un piano di rilancio dell'immagine turistica dell'Abruzzo compromessa dal terremoto e dalla tragedia di Rigopiano. A Penne il sottosegretario del turismo Dorina Bianchi conferma la volontà del governo di stare vicino agli operatori turistici abruzzesi, grazie anche alla possibilità di fruire di finanziamenti specifici inseriti nel programma di Industria 4.0. Il vicepresidente Rolli ha invece indicato le priorità di un piano straordinario che va dal rilancio dell'immagine turistica dell'Abruzzo fino alla garanzia e tutela delle popolazioni dell'Appennino per evitare pericolosi fenomeni di spopolamento. Un incontro per fare il punto sullo stato di attuazione dei programmi inseriti nel PORFESR 2014-2020. Il rapporteur della Commissione europea, Luigi Nigri, è stato a Pescara per concordare con i soggetti attuatori le azioni da porre in essere per il raggiungimento degli indicatori e dei target stabiliti nel programma stesso per le annualità 2017-2018. Durante l'incontro è emersa l'indicazione di procedere alla pubblicazione di un numero importante di bandi entro il prossimo 30 giugno. È Tullio Tonelli, 74 anni di Pescara, il nuovo presidente di TUA SPA, la società unica regionale di trasporto. La sua nomina è arrivata nel corso dell'assemblea dell'azienda in cui la regione, socio unico di TUA, era rappresentata dal presidente Luciano D'Alfonso. Tonelli vanta una lunga esperienza nel settore del trasporto pubblico, ha lavorato per oltre 44 anni alla GTM e tra gli altri incarichi nel 1979 ha redatto il piano operativo della neonata ARPA. All'assemblea dei soci sono intervenuti anche i rappresentanti dei sindacati aziendali che hanno accolto con favore la nomina di Tonelli ai vertici di TUA. Il presidente D'Alfonso ha invitato il consiglio d'amministrazione a concentrare gli sforzi su due punti fondamentali: l'acquisto di beni e servizi, così da liberare risorse finanziarie da poter reinvestire sulla società, e la lotta all'evasione. Su questo punto ha dato la disponibilità a collaborare con TUA il questore emerito di Pescara, Paolo Passamonti. La Regione ha provveduto all'erogazione di un fondo annuale di 1 milione di euro in favore dei centri di ricerca. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe nel corso di una riunione con i lavoratori di CRAB, Cotire e Crivea e il liquidatore Andrea Cleofe, con cui è stato raggiunto l'accordo su un percorso che prevede la revoca della procedura di liquidazione, così da consentire agli enti di avviare la nuova fase di programmazione. La Giunta regionale ha sostanzialmente adempiuto agli obblighi presi sia attraverso la concreta erogazione del Fondo 2016 sia attraverso il sostegno al percorso di rilancio che dovrà portare necessariamente alla costituzione del Centro Unico. Dopo le 86 nuove assunzioni alla ASL di Teramo dei giorni scorsi continua il piano di potenziamento degli organici delle aziende sanitarie abruzzesi. L'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci ha infatti firmato il nulla osta che dà il via ad altre 34 assunzioni alla ASL Lanciano Vasto Chieti. Il provvedimento nel dettaglio autorizza il conferimento di due incarichi di direttore di unità operativa complessa di anestesia e rianimazione, uno all'ospedale di Vasto e l'altro a Lanciano. Sempre al presidio di Lanciano arriveranno i nuovi direttori delle UOC di ortopedia, neurologia e medicina interna. Le altre figure professionali che potranno essere assunte a tempo indeterminato sono un dirigente medico di anatomia patologica, un dirigente medico di nefrologia, due fisioterapisti, un dirigente medico di chirurgia vascolare, un dirigente medico di patologia clinica, due dirigenti medici di ortopedia e traumatologia, due dirigenti biologi, due dirigenti veterinari, due tecnici sanitari di radiologia medica, due tecnici sanitari di laboratorio biomedico, sei tecnici della prevenzione, due dirigenti amministrativi, tre collaboratori professionali amministrativi e due collaboratori tecnici professionali. La riorganizzazione del ruolo dei distretti sanitari di base di Pescara Sud, Montesilvano, Scafa e Popoli è stata al centro di una riunione presieduta dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso. Al direttore generale della ASL di Pescara, Armando Mancini,
Il presidente D'Alfonso ha chiesto di definire un modello di funzionamento ottimale dei distretti sanitari rientranti nell'ASL di Pescara, una sorta di curriculum vitae dei presidi sanitari operanti sul territorio che contenga la dotazione di personale attualmente esistente, le strumentazioni diagnostiche disponibili, il rapporto costo-fatturato, ma anche una prefigurazione del quantum occorrente sia in termini di risorse finanziarie che organizzative e tecnologiche per migliorare le performance. La consulta agricola del Consorzio di Bonifica Sud ha deliberato la riduzione dei canoni, aumentati nel 2016 per avviare il risanamento dell'ente consortile. Il commissario Amicone ha confermato che i canoni saranno ridotti del 70% in 2 anni, al termine dei quali, verificata l'attuazione del piano di risanamento in via di elaborazione, sarà valutata congiuntamente la possibilità di ulteriore riduzione. Mentre l'assessore Pepe ha sottolineato come l'impegno della Regione sia stato determinante per garantire il futuro del Consorzio di Bonifica Sud. La Giunta regionale ha approvato un provvedimento con il quale sono state modificate e integrate le tabelle dei consumi medi dei carburanti impiegati in agricoltura. Lo ha reso noto l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe, il quale ha spiegato che grazie all'adeguamento delle tabelle regionali, gli agricoltori sulla scorta delle tabelle vigenti potranno avere subito la totalità del quantitativo annuale di carburante agricolo assegnato, senza, conclude Pepe, alcuna riduzione rispetto al 2016.